Allora, Pierrot, hai capito in che cosa consiste il lavoro qui al Palazzo della Risata? Licenziato! Ecco, ben presto affacciarsi il pensiero di Yvonne. Dall'età di 12 anni Pierrot si era innamorato un centinaio di volte e spesso con un certo successo, ma Yvonne, ah sì, Yvonne era un'altra cosa, molto diversa, e l'amore per lei completamente nuovo. Evocò i conturbanti profumi di cui lei era impregnata e il suo cuore ebbe di nuovo un tuffo all'annusamento mnemonico di quell'esca sessuale. Pierrot non resse più. Pierrot svenne. Vuotando la propria bottiglia di vino rosso, sentiva il suo crepuscolo interiore attraversato di tanto in tanto da folgorazioni filosofiche, quali: la vita vale la pena di essere vissuta, bravo Pierrot, o ancora: che buffa cosa esistere.